All'ospedale di Forlì si studiano le correlazioni fra Covid e patologie neurologiche perché molti pazienti che hanno contratto il virus hanno riportato problematiche anche al sistema nervoso. Samuele Amadori. È un fatto ancora poco conosciuto, ma chi è stato ricoverato per Covid nel 35% dei casi ha sviluppato patologie neurologiche. Il dato è di per sé clamoroso, ma c'è da dire che una parte dei casi è rappresentata da coloro che hanno temporaneamente perso il gusto e l'olfatto. Il problema è che sono stati molti altri disturbi connessi con l'infezione da coronavirus. Abbiamo visto dei quadri di encefalopatia, quindi pazienti che sviluppano delle vere e proprie forme di disorientamento, confusione, a volte anche stati di agitazione inspiegati, e abbiamo visto anche delle forme ancora più gravi, come ad esempio delle paralisi legate a delle ischemie cerebrali, quindi degli ictus. All'ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì il reparto di neurologia si è specializzato nell'affrontare i casi, purtroppo frequenti, di contagio combinato con i problemi neurologici. La domanda che i medici come Marco Longoni si fanno quotidianamente è se il virus e i sintomi legati al sistema nervoso sono direttamente connessi. È molto rara, direi quasi infrequente, la presenza diretta e quindi l'attacco diretto da parte del virus, mentre ci sono una serie di meccanismi che possono sicuramente spiegare il perché dei danni neurologici. Pazienti con polmoniti da Covid sviluppano delle gravi ipossie e questa ipossia si manifesta principalmente con una sofferenza cerebrale. La riabilitazione dei pazienti Covid neurologici non differisce dalle situazioni monopatologiche, se non nell'isolamento dei malati stessi. Ed è tutto, alla prossima edizione del telegiornale alle 19:35. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio.